Lancetti? Scusi, signor generale. Prego, prego. Lancetti? Comandi. E comandi un Ghez, è un'ora che ti sto cercando. Tu sparisci sempre appresso alle femmine. Proprio nel momento del bisogno tu sparisci. Io ti ho cercato in tutto l'assalto, cercato. Ormai lei non ha bisogno di niente. E poi, come lei stesso mi ha fatto osservare, non siamo mica soci. Senti, quando fuori in calzetto mi dai i nervi. Non fare l'offesa, che non c'entra niente. Sono già tanto agitato per conto mio. Voglio sapere solo se la mia prognosi si è sciolta o no. Certo, anzi, per l'esattezza sarà sciolta a mezzanotte. E manca un'ora e sei minuti. A mezzanotte. Come ce ne rendo? Comunque, ora più ora meno, non è che guasta, no? Se lo dice lei, signor colonnello, però declino ogni responsabilità. Ho consultato attentamente tutte le casistiche sul rigetto. No, no, tu non declini nessuna responsabilità, perché tu sei responsabile del... Tu sei responsabile dell'intervento come me, tu devi operare, hai capito? Ho consultato anch'io, che cosa crede, le statistiche le so. Appunto, allora si sarà reso conto che anche un'ora può avere importanza. Ma del resto un'ora passa presto. Vogliamo rimettere gli orologi? Sì. Che ore? Sono le 22:54. Ah, io andavo 22 minuti avanti, andiamo bene. Senti, Lancetti, abbasso quella cazzo di vecchia che non ci arriva. Ma che dice? Non può succedere, se succede, Ciccio. Ah, sì? Io la cesta la roba, pezzettina, pezzettina, anche le ossa. Salve. Salve. Lancetti, ti stanno chiamando. A me? E chi? Fracchezza da Velletri. Il generale Mangiafuoco ti chiama. Con permesso. Prego, ah. Prego. Perché sei tenuto sempre in disparte, coglionello? Perché non volevo farmi vedere da quella quella rombiscatola di mia moglie. Quella sembra che non vede, ma vede tutto e osserva tutto, sempre. Ma perché? Non sia cattivo. Giovanni è molto sportiva e anche disponibile. Sono sicura che non ci sarà di ostacolo. Ma, veramente? E che... e come fai a saperlo tu? Intuito di donna innamorata. Sì. Coglionello, portami via subito. Adesso? Sì, subito. Veramente manco un'ora e quattro minuti a... Un'ora che cosa? Allora X, la prognosi, alla fine della festa che finisce. Coglionellino, io non posso. Ma Eva mia, ma figurati se io non voglio, ma ti devo dire una cosa. Lancetti, porca miseria, sempre davanti a lo stavo cercando proprio lei. Che? Siamo in un guaio. Oddio, la prognosi. Ma no, avevo ingaggiato una vedette per il numero principale dello spettacolo e non viene. Il suo complesso è già qui, però senza la vedette ci manca un'ora di spettacolo. Non ti agitare, Lancetti, fai agitare pure a me. Ah, dunque, un'ora di spettacolo. Mancano un'ora, due minuti e qualche cosa. Sì, Eva, senti, mi fai una cortesia. Vai al microfono e canta due canzoni, dai, ti prego. No. Ma perché? Davvero sai cantare? Ma sa fare tu, sa cantare, sa ballare. Vedi la città del capo, lì fanno un intervento, una canzone, intervento, un balletto. No, sì, è bravissima. No, dai, ti prego, su. Mi vergogno. Dai, Eva, fallo. Signore e signori, un momento di attenzione, prego. Generale, abbiamo qui con noi il favoloso complesso rock degli Euro. Bravissimi! Brevi, brevi! Ma che dice? Siate brevi, eh? E per voi canterà la bellissima, affascinante Eva Russell! Coraggio, Eva!